precedente, quindi lascia tutto a Viborne, alla Grittinasdorf, che forse va davanti, no, stacca l'ultimo e Viborne riesce a mettere... Mentre Kunz, che già aveva avuto dei problemi nella seconda hit, in questo momento è partito, ecco, gli altri tra un po' sono a prendere il caffè, lui è riuscito a partire adesso, ma ovviamente se l'avventura ha che ci si può mettere a scherzare. Mi spiace per Kuhn, che già ha avuto qualche problema, ripetiamo, sia nel pomeriggio di ieri che anche questa mattina, quindi non è giornata per Kuhn. Continua, speriamo che rimanga in pista e che riesca ad inseguire e magari a riprenderli, perché no? Spariamola. Attacco Viborne is leading in front of Great Enersdorf. Cesca Repubblica in front of... And in the first place it's all Mitsubishi as well for Otaka Viborne. È arrivato un'ondata di caldo. Ma già bene che il Giancarlo non ci sente dalla macchina. Ma non ci sono problemi, adesso va all'attacco su Cheverny e per la terza posizione, quindi Giancarlo Mattoni che va ad attaccare Cheverny, ma non ci riesce a mettere davanti invece lui Viborne. Va attaccare Viborne davanti, la grita lì che insegue, dice caspita, mi fossi truccata meno, non avessi messo la stella. La R prima, Cerveni su Giancarlo Mattoni, lì che si danno battaglia, dietro tranquillo, Kuhn dice, ma perché? Io non esisto, eccomi qua, e continua imperterrito, intanto ancora attacco di Amatori che adesso va all'attacco, cerca l'incrocio delle linee su Cerveni, non gli riesce, prova ad attaccare prima di arrivare al salto centrale, al secondo salto, deve stare dietro perché Cerveni ha trovato la linea buona davanti, Otaka Viborne è lì, tranquillo, come un pasqualino. Well,
forse si è avvicinato. Vavra è lì, adesso vediamo se Kirchner trova lo spunto, trova l'interno, vediamo se va ad attaccare, non ci riesce. Mentre Schott arriva e Tomastini. Italian guy on the third place, Eddie Schurzer is back in the business, while Tomasini is closing the gap of this second group for the third and last eight. Have a look back to the lead with Pavel Vavra still leading in front of Gosha, the Italian guy. Eddie Schurzer in the third place. Ci prova ancora Werner, chiaramente è lì, c'è là davanti Vavra a 1,72 m, quindi tutto sommato può ancora accelerare, provare la staccata, cercare di mettere il naso davanti, riprova di là Vavra, se ne è già accorto, va a chiudere in anticipo e lo lascia lì, poi è Schulze. Riesce a metterlo sull'esterno e passa in un punto tra i più difficili, la curva 2. What a double take for Kushner on Pavel Vavra. During this time, Eddie Schurzer seems to have a problem as he is driving slowly on the track. It allowed Tomasini to take the third place. Schulz con dei problemi. Schulz al rallentatore con dei problemi, quindi in questo momento gli italiani in questa manche primo e terzo, perché Tomasini resiste, sta cercando anzi di accorciare un po' il margine. Vediamo che davanti, una volta passato davanti, Werner Gürsen ne ha di più e sta allungando su Vavra. Andiamo a vedere anche i tempi sul giro, avevano un 50 e Gürsen è costretto a girare in 48 come Vavra, come è passato davanti, ha fatto subito il suo giro in 47.0, quindi potrebbe anche scendere sotto questo limite, in quanto questo giro è il primo completamente da solo, nell'altro del 47 lui ha superato alla curva 2, ha superato Vavra, quindi proviamo a vedere questo giro, proviamo a vedere quando passa sul traguardo quanto va a girare. 46.79 esattamente, ha visto giusto. Purtroppo era stato lì a battagliare proprio con Werner Kössler, quasi a rimargli dietro, invece adesso viene doppiato da tutti e tre i piloti rimasti in pista oltre a lui. Kössler si porta via una gran bella manche che probabilmente da come aveva iniziato, e vedendo che Schulz, Vavra era davanti, Schulz era alle sue palle e lo attaccava, la pensava forse molto difficile, invece no, Werner Kössler la porta a casa benissimo questa. Have a look for the second place,